Il paradiso all'improvviso stasera su Canale 5. Curiosità e trama. Il paradiso all'improvviso, curiosità e cast del film in onda oggi su Canale 5. Questa sera su Canale 5, in prima serata, continuerà il ciclo di film che vede come protagonista Leonardo Pieraccioni. La pellicola che vedremo stasera, a partire dalle 21:15, si intitola Il paradiso all'improvviso. Il film è una commedia del 2003, diretta da Leonardo Pieraccioni. Tra gli attori protagonisti troviamo Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Angie Cepeda e Anna Maria Barbera. Il paradiso all'improvviso è stato scritto, oltre che da Leonardo Pieraccioni, anche dal suo amico, regista, Giovanni Veronesi. Il film vede anche il passaggio dal piccolo al grande schermo dell'amata Anna Maria Barbera, la simpatica comica del programma televisivo Zelig. Grazie a questo film è stata nominata miglior attrice ai David di Donatello della stagione 2004. La pellicola ha fatto il record in Italia anche per quello che riguarda gli incassi cinematografici, aggiudicandosi il titolo di film più venduto, con 25 milioni di euro. Il paradiso all'improvviso questa sera su Canale 5. La trama del film. Stasera alle 21:15 su Canale 5 andrà in onda il film Il paradiso all'improvviso, per continuare il ciclo di film scritti ed interpretati da Leonardo Pieraccioni. Lorenzo è un uomo semi convinto che si dedica nella vita principalmente al lavoro. L'uomo è titolare di una fabbrica che produce effetti climatici artificiali. Lorenzo pensa solo a se stesso. Condivide la sua vita con un paio di amici, Giandomenico Bardella e Taddeo Borromini, i quali, essendo ricchi, sono ossessionati dalle scommesse. Leonardo per lavoro è costretto a recarsi ad Ischia, deve ricreare un'atmosfera invernale con della neve, e qui conosce Amaranta, con la quale passerà i tre giorni successivi. Quest'ultima doveva andare in vacanza con il suo fidanzato il quale, non essendosi presentato, viene sostituito da Lorenzo. Alla fine di questa breve ed intensa vacanza, tra i due nasce l'amore, Lorenzo viene a sapere che la sua amata Anna, il vero nome di Amaranta, è nella realtà un'attrice, incaricata dal suo amico Giandomenico, di farlo innamorare, per via di una scommessa. Ad averla vinta in mezzo a tutti questi brogli è comunque l'amore. Nonostante tutto, i due, Anna e Lorenzo, si sono veramente innamorati. Che cosa accadrà? Lo scopriremo questa sera su Canale 5 alle 21:15 con Il paradiso all'improvviso.